post partita di Milan Manchester City, il Milan porta a casa la vittoria con un roboante 4-0, anche se il City ha avuto l'infortunio del numero 11 di Ganci e uno espulso nel finale, quindi ha dovuto giocare in inferiorità numerica, doppia inferiorità numerica. Qui abbiamo uno dei protagonisti, Lorenzo Natoli, ha messo a segno la rete del 4-0. Questa partita vi ha visto protagonisti soprattutto per le espulsioni, soprattutto per la squadra avversaria che è stata assente. Sì, beh, diciamo che noi partiamo clamorosamente sfavoriti con Manf dietro, Signorelli davanti, però oggi abbiamo giocato bene, loro hanno un po' esagerato, si sono fatti espellere, uno si è fatto male, quindi beh, abbiamo vinto, meglio così. Tu sei un veterano del torneo, sei arrivato in finale anche in una stagione di 3 anni fa, se non sbaglio. Sì. Che cosa è cambiato da 3 anni fa? I campi, non si può, questi veramente non si può, erano molto meglio quegli altri. Poi per fortuna però adesso un po' più di puntualità e il livello si è un po' alzato, anche se noi, ripeto, giochiamo con Manf dietro, non può mai essere alto il livello del torneo. Il miglior giocatore che hai visto in questi 5 anni alla Citroen Cup? Ah, Dido, il più forte giocatore al mondo, Dido. Peccato che pesa 180 kg, sennò no. Per esteso? Il nome non lo conosco, conosco solo Dito, conosco solo il nomignolo, mi spiace. È brasiliano. La squadra più forte che hai visto in questi 5 anni? Ma lo Schalke nostro, siamo arrivati in finale con degli storti veri dietro, siamo arrivati in finale e abbiamo perso perché ci hanno rubato la partita, l'Inter. Che squadra, tu se dovessi fare una squadra, un dream team della Citroen Cup, in porta? In porta Marrazzi, gli do fiducia. Difesa? Difesa Madonna, Ciampini, Sbrocco, Guancioli, beh io e Dido. E davanti, non serve nemmeno, mettiamo una punta, bastiamo noi 3 dietro davanti. Ultima domanda, un voto a te? 10, ovvio. E un voto a Guancioli? 10 più.